Anteprima del nostro telegiornale, i titoli di questa sera: prosegue l'ondata di maltempo nel Golfo di Napoli, anche oggi difficoltà di collegamento con la terraferma. Dalla città metropolitana di Napoli arrivano i finanziamenti per la messa in sicurezza di strade, scuole e coste. Ad Ischia 4 giorni di navetta gratuita, il servizio sarà offerto dal comune di Ischia. Il sindaco Ferrandino dice un esperimento che ripeteremo. A Procida Domenico Ambrosino affronta la questione dei migranti e dice occorre solo buonsenso. Di questo e di altro ancora nel nostro telegiornale. A tra poco. Sul porto di Ischia, sulla splendida Rive Droite, trovi il ristorante La Baia del Clipper. Nunzio e la sua famiglia, in una calorosa atmosfera, ti faranno gustare piatti dai sapori unici, specialità marinare, frutti di mare e pesce sempre di giornata, cucina tipica mediterranea e la classica pizza napoletana. Il porto di Ischia, il faro e La Baia del Clipper, il ristorante dove i sapori sposano il profumo del mare. Prenota da noi i tuoi banchetti delle festività natalizie. Brunch con musica dal vivo dalle 12 alle 17 del 24. Il cenone della vigilia, il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro. Per info e prenotazioni 081 333 4209. La Baia del Clipper ti aspetta per festeggiare con te. Basta aspettarla da Napoli. La vera mozzarella di bufala adesso la produciamo a Ischia. Core e latte. A Barano, in via Vincenzo Di Meglio, il primo caseificio isolano. Mozzarella, ricotta, yogurt, formaggi, tutte le prelibatezze del latte con la qualità che sposa la freschezza. Da Core e Latte sapete cosa mangiate. La mozzarella la facciamo davanti a voi. Vi aspettiamo per un viaggio nel gusto. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana, è azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Mese di dicembre, l'atmosfera natalizia, la crea la ditta alla raspata. Pandoro con crema fior di latte, panettone farcito con crema allo zabaione, pandoro ricoperto al cioccolato bianco, tronchetto con crema al biscotto e caramello e Pandor Babà, 12 monoporzioni di pasta babà al rum con crema al burro. Per un dolce Natale ed un goloso Capodanno, festeggia con i nostri dolci prodotti. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco Natale, la raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Per un felice Natale, ABC. ABC e tutta la famiglia è in festa.
ABC, il Babbo Natale, più buono che c'è. Buon Natale e buon Rucolino. Passa da Ischia Sapori e gusta le nostre golosità natalizie. Tante le novità, i cioccolatini, i torroni, i panettoni artigianali e le specialità gastronomiche. Tanti prodotti realizzati con le migliori materie prime e confezionati con professionalità. Eleganza e gusto, firmato Ischia Sapori. Grande assortimento di liquori e le novità da camino. La castagnina, il mirto e il nocino. Scegli i negozi certificati Rucolino Shop. Ad Ischia, sul corso, ex Bardiana, orario continuato. E sul porto all'Enoteca Perrazzo. Il Rucolino è solo Ischia Sapori, ma Ischia Sapori non è solo Rucolino. E le feste con noi sono più buone. Prosegue l'ondata di maltempo, disagi nei collegamenti, giornata con vento forte, pioggia e grandine, agli scafi fermi nei porti, in serata sospese anche le corse dei traghetti, ad Ischia Ponte torna l'acqua alta. Città metropolitana, finanziamenti per strade, scuole e coste, ratificati provvedimenti che prevedono 4 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade, 5 per le scuole, comprese quelle di Casamicciola, e 630 mila euro per le coste. Ischia, 4 giorni di navetta gratuita dal 30 dicembre al 2 gennaio per raggiungere il centro. Si potrà utilizzare il servizio offerto dal comune di Ischia. Il sindaco Ferrandino è un esperimento che ripeteremo. Ischia, Agostino Mazzella, l'ASL investa nei servizi psichiatrici. Per il vice sindaco è necessario individuare una struttura da destinare alla SIR ed una maggiore efficienza per il centro di salute mentale. Procida, Domenico Ambrosino, migranti, serve buonsenso. Procida, una consolidata tradizione di accoglienza, sottolinea il noto giornalista. Tanto allarmismo è ingiustificato. Dopo questo notiziario dal Circolo Nautico di Posillipo, speciale TG con l'avvocato Pietro Del Prete. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleischia. Parliamo di maltempo anche questa mattina, disagi nel Golfo di Napoli per il forte vento ed il mare agitato, sospese tutte le corse degli aliscafi. Questa mattina soltanto due traghetti hanno assicurato le partenze, la nave Caremar da Napoli a Capri e la nave Maria Buono della Medmar in partenza da Casamicciola diretta a Pozzuoli. In serata cancellate anche tutte le corse dei traghetti, si prevedono però miglioramenti per la giornata di domani. E con il maltempo ritorna l'acqua alta ad Ischia Ponte e il borgo antico si allaga completamente. Il disagio per gli abitanti e per chi accede al centro storico è noto e come sempre si alza il grido di allarme. Servono le scogliere. Il servizio di Gennaro Savio. Ischia ancora flagellata dal maltempo, la pioggia e il forte vento tengono banco sull'isola da oltre 24 ore. A causa del mare agitato, gli aliscafi sono ancora fermi nei porti e solo la partenza di alcune navi ha garantito il collegamento con la terraferma. L'antico borgo di Ischia Ponte da stamattina è letteralmente ostaggio del mare, con il piazzale aragonese che risulta completamente allagato. E siamo proprio in prossimità del piazzale aragonese, alle mie spalle. Vedete l'acqua di mare che ha praticamente invaso il piazzale. Qui a Ischia Ponte gli allagamenti si verificano ogni qualvolta il mare è agitato a causa della mancanza delle scogliere a difesa dell'abitato che non sono mai state realizzate nonostante le false promesse elettorali fatte da chi, una volta raggiunto il potere, se n'è sempre fregato di garantire sicurezza a chi vive gli assurdi ed intollerabili disagi provocati dall'assedio del mare. Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, guidato dal segretario generale Domenico Savio, chiede con forza che dopo decenni di immobilismo amministrativo si metta immediatamente fine agli allagamenti che si registrano a Ischia Ponte con la realizzazione delle scogliere necessarie.
La città metropolitana di Napoli, nel corso dell'ultima assemblea, ha ratificato una serie di provvedimenti che prevedono finanziamenti per 4 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade, 5 milioni di euro per le scuole, comprese quelle di Casamicciola colpite dal sisma del 21 agosto scorso, e 630 mila euro per le coste. Per i dettagli, seguiamo il servizio. Il Consiglio della Città Metropolitana di Napoli ha ratificato una serie di provvedimenti proposti dal sindaco Luigi De Magistris, inerenti in particolare la messa in sicurezza di strade e scuole e la prevenzione del contrasto del dissesto idrogeologico. Tra questi, molti interessano la nostra isola. Sul fronte dell'edilizia scolastica, l'Assemblea ha dato il via libera al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli edifici scolastici di competenza dell'ente, compresi quelli ubicati sulle isole, per un importo di 965 mila euro e a quello di 96 mila euro per la riapertura dell'Istituto Mattei di Casamicciola, chiuso in seguito ai danni causati dal terremoto del 21 agosto scorso. Per quanto riguarda il settore ambientale, il Consiglio metropolitano ha ratificato lo stanziamento di 500.000 euro per l'accordo quadro relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione di versanti e pareti rocciosi lungo la costa delle isole del Golfo di Napoli. Nell'ambito poi dei lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade, è stato approvato il finanziamento di 1.240.000 euro per le arterie in proprietà e in gestione ricadenti sull'isola d'Ischia e nelle aree di Marigliano, Fressuriello e Bosco Fangone. Il Consiglio ha dato infine parere favorevole all'unanimità a una mozione per il sollecito della costituzione delle zone omogenee, oltre che per l'approvazione del piano strategico triennale. Soddisfatto il sindaco metropolitano Luigi De Magistris. 90 provvedimenti abbiamo adottato, un lavoro assai proficuo, vorrei sottolineare delibere strategiche importantissime per le scuole, per le strade, per il dissesto, per lo sviluppo economico, un grande lavoro che ho messo prima in campo come sindaco e adesso devo dare atto a tutte le forze politiche in Consiglio metropolitano di lavorare con quello spirito istituzionale che serve ai nostri territori, ai nostri comuni, una bellissima risposta di concretezza. Il 2018 ci siamo presi l'impegno di lavorare ancora con maggiore coesione e maggiore forza e maggiore velocità. Vorrei però ricordare che questa è la città metropolitana che più sta spendendo in Italia, soprattutto nel comparto dell'edilizia, che sta impegnando somme dall'avanzo, assumendosi la responsabilità e che soprattutto sta su ogni questione con concretezza, tempestività ed efficacia, a cominciare dalle delibere di oggi, se pensiamo a quelle sulla scuola di Casamicciola, per le strade dissestate, quindi davvero un segnale importante per i nostri territori. Dal 30 dicembre al 2 gennaio sarà possibile raggiungere il centro di Ischia con un servizio navetta gratuito in partenza dal Palazzetto dello Sport Federica Taglialatela di Fondobosso ogni 15 minuti. Si tratta di un'iniziativa del Comune di Ischia in collaborazione con l'Ascano Bus per limitare il traffico sulle strade comunali. Il servizio sarà attivo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20:30. Il servizio. È uno dei punti su cui verte molto questa amministrazione di Ischia, quella di decongestionare il traffico del centro storico, e quindi il sindaco Enzo Ferrandino subito parte con un servizio navetta per Capodanno, un servizio che poi potrebbe diventare anche qualcosa di più permanente. Noi l'abbiamo dichiarato in un comunicato di queste ultime ore per avvertire la cittadinanza di questa iniziativa, ma in verità era un'intenzione marcatamente rappresentata all'interno del programma elettorale La Bella Ischia, cioè quella di cercare di allontanare quando è più possibile le auto dal centro, favorendo questo allontanamento con l'utilizzo di navette che fungono da collegamento con le aree più frequentate dagli ischitani o eventualmente dai turisti. Partiremo per queste 4 giornate a cavallo di Capodanno in maniera tale anche da sperimentare questo dispositivo, e abbiamo già contatti, questo avverrà con un vettore privato locale che si è messo a disposizione, Schiano diciamo che ci ha dato la possibilità di poter avviare questa sperimentazione, ma abbiamo già
contatti per avviare un ragionamento definitivo con un dispositivo che interpreti queste finalità, cioè allontanare proprio diciamo, l'utente della strada dalle zone centrali con un servizio di collegamento che diciamo, renda possibile poi fruire delle zone centrali che hanno una maggiore vocazione turistica e dove sono gli uffici pubblici, eccetera. Lavoreremo nei prossimi mesi in questa direzione. Nei giorni scorsi, alla presenza dei rappresentanti dei 7 comuni delle isole di Ischia e Procida e dell'AST Napoli 2 Nord, si è tenuta la riunione del coordinamento istituzionale dell'ambito Napoli 13 per l'approvazione del piano di zona. Si è parlato soprattutto della disabilità psichiatrica, con l'impegno delle parti ad assicurare le risorse necessarie per i servizi di alloggio, ha commentato il vice sindaco di Ischia Agostino Mazzella. Abbiamo chiesto inoltre un maggiore impegno per l'individuazione della struttura da destinare alla SIR e maggiore efficienza per il centro di salute mentale. Sentiamo. È stato importante, penso che questo può essere di interesse più generale, aver dedicato un ampio tempo e spazio in questa riunione alla problematica dei nostri ammalati psichiatrici, ecco. E rispetto ai quali c'è stato un rapporto abbastanza anche vivace nei confronti dell'ASL rispetto al solito problema che è ben noto ormai per la popolazione, che siamo malati psichiatrici, ce li troviamo, come dire, riversati sul nostro territorio, affidati a un livello di assistenza, diciamo, di tipo sociale, in pratica dal 31 scorso. E le risorse sul 17 ovviamente per poter affrontare questa problematica è stato molto difficile reperirle, mentre è stato possibile investire sul 18, e quindi in questo senso al di là, ecco, del dibattito, del confronto serrato che c'è stato con l'ASL, noi e tutte le amministrazioni anche dei 7 comuni facendo parte dell'ambito, appunto, abbiamo deciso di investire le risorse necessarie per poter garantire in qualche modo alle famiglie, insomma, anche e alle persone che sono ospite presso le vostre varie case alloggio, tra cui la Baia Verde per esempio di Forio, e quindi abbiamo un messaggio abbastanza di serenità per il nuovo anno come impegno, almeno come risorse investite. Ecco. Ed è importante questo, perché ci sono tante associazioni, tra cui anche il CUDAS, oltre ai diretti interessati, che ti chiedevano proprio che cosa succederà dopo Baia Verde, visto che si era in scadenza. Sì. Infatti ci sarà nei primissimi giorni di gennaio, abbiamo visto anche a verbale, un incontro successivo di UVI proprio per ricalibrare sul 18 anche tutti gli interventi e le risorse. E è stata questa anche l'occasione molto importante, visto che c'era un autorevole responsabile dell'ASL, per esprimere noi, io in prima persona, ma poi tutto anche l'ambito, anche il nostro dissapore, chiamiamolo così, rispetto all'investimento, diciamo, dell'ASL rispetto alla nostra isola. È notorio che per varie problematiche che abbiamo visto in quest'ultimo, soprattutto in quest'ultimo anno del 2017, che l'ASL, questa è stata anche una nostra richiesta esplicita, investa di più, ecco. E sull'aspetto degli malati psichiatrici c'è in corso, è appena scaduto il bando, diciamo, per la SIR, e qui è necessario ovviamente, come dire, una determinazione a volerlo, insomma, ecco. Al di là dell'aspetto burocratico, perché c'è anche il rischio di limitarci all'aspetto, come dire, burocratico e, come dire, fiscalmente burocratico, sarei dire, e non pensare invece all'obiettivo che è quello di garantire all'utenza isolana delle due isole una SIR, che è indispensabile, è uno strumento anche per fronteggiare le emergenze che noi oggigiorno non saremmo in grado di poter gestire. Non solo, ma anche sul 101, sul servizio psichiatrico, insomma, un maggiore investimento, e in generale proprio sulla sanità. In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il sindaco del comune di Ischia, Enzo Ferrandino, ha ordinato il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglia, contenitori e bicchieri di vetro presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali per le giornate del 31 dicembre e il 1 gennaio. La somministrazione e il consumo delle bevande in vetro è consentita solo all'interno del locale. Solo nella notte di Capodanno l'attività di intrattenimento musicale e danzante è consentita fino alle 4:30, senza arrecare disturbo alla quiete pubblica e osservando quanto disposto dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
La questione dei migranti a Procida ha suscitato paure e smarrimenti nella popolazione. È il commento del giornalista Domenico Ambrosino. Per alleviare l'impatto psicologico occorre fare un discorso di buonsenso. Procida ha una consolidata tradizione di accoglienza come terra di marinai. Il servizio. Che cosa succederà rispetto a questa integrazione, a questo arrivo dei 34 richiedenti asilo? Mi sembra che il discorso sia di buonsenso, bisogna fare un discorso di buonsenso. Noi abbiamo una consolidata coscienza solidale, come marittimi abbiamo girato il mondo, come emigranti siamo emigrati in tutto il mondo, anche a livello culturale. Io ricordavo già in trasmissione che abbiamo fatto, abbiamo degli scritti che risalgono addirittura al 1788, come appunto lo scritto di Marcello Scotti sui diritti, i doveri, il catechismo nautico sul diritto e il dovere dei naviganti, in cui c'è questa prassi, questa dell'accoglienza, come gente di mare che dobbiamo essere aperti a queste esigenze. Quindi a Procida, secondo me, questo impatto psicologico, perché Procida è una popolazione tranquilla, una popolazione anche pigra, adesso fare questo sforzo crea qualche difficoltà. Del resto abbiamo anche un sistema di vigilanza abbastanza fragile, abbiamo soltanto 5 carabinieri che fanno veramente più del dovuto per mantenere l'isola nelle condizioni di vigilanza e di sicurezza. Quindi, voglio dire, bisogna anche capire perché ci sono queste paure, questi tormenti, questo smarrimento di fronte a questa ondata, 34 persone che adesso a Procida ci sono già 500-600 persone extracomunitari o che lavorano, sono integrati, non è successo mai niente. Quindi voglio dire, penso che con un po' di buonsenso, facendo ragionare più il cervello che la pancia, potremmo uscirne in maniera positiva. In occasione dei 508 anni delle nozze di Ferrante d'Avalos con Vittoria Colonna, celebrate il 27 dicembre 1509 sul castello aragonese di Ischia, si è tenuta presso la Biblioteca Antoniana una giornata dedicata a questa importante figura storica dell'isola di Ischia. Si è parlato di Vittoria Colonna in relazione alla riforma protestante di cui quest'anno ricorre il cinquecentenario. Relatore della conferenza è stato il professor Michele Camaglioni dell'Università di Tübingen. Il servizio. In Biblioteca Antoniana ad Ischia un importante appuntamento in occasione di un anniversario storico molto interessante per l'isola di Ischia che riguarda Vittoria Colonna. Adesso ne parliamo con la direttrice. Beh, intanto buonasera. Noi questa sera abbiamo proposto in biblioteca un momento non soltanto, diciamo, commemorativo del matrimonio di Vittoria Colonna e Ferrante d'Avalos, ma anche un'occasione per la commemorazione dei 500 anni della riforma che la Biblioteca Antoniana non aveva ancora celebrato. Grazie a Michele Camaglioni, che è un ricercatore dell'Università di Tubinga e che tra l'altro è un carissimo amico, e abbiamo dedicato una certa attenzione appunto alla controversa religiosità di Vittoria Colonna. Ci siamo interrogati circa il proprio ruolo, diciamo, in quegli anni. Era o meno, diciamo, una donna della riforma, e devo dire che nonostante, diciamo, le difficoltà meteomarine, Michele Camaglioni è qui con noi e ci ha garantito un momento di alto livello sotto il piano, diciamo, della documentazione. E soprattutto Michele è professor Camaglioni è diciamo anche
anche al passo con quelli che sono gli ultimi risultati nell'ambito della ricerca relativa alla figura di Vittoria Colonna, per cui veramente è stato un momento estremamente interessante. Allora, ovviamente nel rispetto dei tempi televisivi che sono molto... Era o no una donna della riforma, come un thriller? Per semplificarlo abbiamo detto che la riforma con la R maiuscola, quella di Lutero, di Calvino, è sicuro che Vittoria non aderì mai a questi movimenti. Ne condivise alcuni aspetti dottrinali, ma rimase un esponente di spicco di quella che può essere detta la riforma italiana, che è un movimento sincretico, dove appunto la tradizione italiana, religiosa italiana, il culto, le devozioni anche che lei assorbì qui a Ischia vennero reinterpretate sulla base di un nuovo clima intellettuale e spirituale che appunto anche la riforma protestante contribuì a generare nel primo Cinquecento. La pagina sportiva, proseguono gli allenamenti del Real Forio in vista dell'importante impegno di Coppa Italia previsto per il prossimo 3 gennaio. Ci stiamo allegando con grande impegno per onorare al meglio questa partita, lo ha detto Davide Trofa. Sentiamo. Con noi Davide Trofa, un anno difficile soprattutto per te Davide, per quello che è successo a Casamicciola, però certamente si guarda avanti e si cerca di vedere un 2018 migliore. Ah, sicuramente, la speranza è quella. Purtroppo quest'anno ci ha colpito un brutto episodio, diciamo, un episodio molto negativo che ha lasciato molte famiglie, diciamo, per strada, tra virgolette. Si spera che con questa macchina burocratica magari si velocizzi un po' e si sblocchi un po' la situazione, magari così che il 2018 possa portare le case a chi adesso è senza essi. Per quanto riguarda il Forio, per quanto riguarda la tua società, ho tanti bambini al campo, qual è l'augurio? No, sicuramente la nostra gioia è vedere la felicità nei bambini, la loro passione che ci spinge sicuramente a sperare in un futuro migliore, sia per noi che siamo ormai già grandi che per loro che magari sognano sia calcisticamente che magari sia per un futuro più roseo, sotto tutti i punti di vista. Questo spero che sia il regalo che porti Babbo Natale, così come l'anno nuovo. Possiamo dire un bel regalo anche con una Coppa Italia sotto l'albero del Forio. Ah, sicuramente si spera, noi comunque siamo qui, ci stiamo allenando col massimo impegno e pensiamo partita dopo partita, iniziando da questa Coppa Italia che ci abbiamo il giorno 3 e speriamo di onorarla al meglio e sicuramente poi si gioca sempre con la speranza di vincere, poi quando si dà il massimo i risultati vengono o non vengono, l'importante è che si dà il massimo e quando si dà il massimo, ripeto, magari è sempre più facile che vengano i risultati. Auguri anche a te, Davide. Auguri a tutti i telespettatori e a tutta Forio e tutta l'isola d'Ischia. Natale insieme, vediamo gli appuntamenti per domani 29 dicembre alle 9.30 a Forio, andar per cantine e sentieri a cura della Proloco Panza, il percorso Panza tra storia e natura. Alle 10.30 all'Accameno, festa del mandarino in corso Angelo Rizzoli, percorso agrogastronomico alla scoperta di piatti particolari al profumo di agrumi. Dalle 12 alle 16 Ischia, musica dal vivo lungo la riva destra a cura dell'associazione Riva Destra. Alle 16 il presepe vivente a Campagnano, la 15ª edizione. Dalle 16 alle 19 a Forio, da un'idea di Gaetano Maschio, Quando nascette Ninno, 4ª edizione del presepe teatrale. Le scene saranno ripetute ogni 20 minuti. Alle 20 a Forio, presso la chiesa di San Lorenzo a Panza, concerto di Natale della banda musicale Aurora, diretta dal maestro Giovan Matteo Calise. E alle 20 a Casamicciola Terme, cabaret con Massimo Cannizzaro a Piazza Marina. Alle 20.30 a Forio, alla chiesa di San Gaetano, o Holy Night, concerto di Natale di Aleksandra Serebarikova. E domani alle ore 15 presso lo stadio di Orio di Barano si terrà il Memorial Salvatore Schiano. L'incrasso della giornata sarà devoluto agli orfanelli di Casamicciola. Al termine della partita è previsto rinfresco e spettacolo pirotecnico. E sempre domani alle 17.30 presso la sala conferenze del Comune di Forio nel parcheggio Marinai d'Italia ci sarà la conferenza stampa di presentazione della 13ª edizione della Forio in Corsa, la classica gara di fine anno.
A Procida invece è stato annullato l'evento A Meraviglie, presepe vivente, che si doveva svolgere a Marina di Corricella. L'assessorata alla cultura comunica che a causa del protrarsi delle condizioni meteo non favorevoli, sia la fase di allestimento che della rappresentazione stessa sono state compromesse. L'assessorato ringrazia quanti a vario titolo si sono resi disponibili per questa rappresentazione. E nella giornata di oggi è scomparso Raffaele Mirabella, detto Ziripillo, di 69 anni. A Luigi, nostro validissimo collaboratore, e alla famiglia Mirabella le condoglianze di Enrico Buono e di tutto lo staff di Tele Ischia. Ed ora le previsioni del tempo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con temporali. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Con questo è proprio tutto, vi lascio allo speciale TG dal Circolo Nautico di Posillipo. Arrivederci.